Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere come possiamo utilizzare, andremo un po' a testare insieme il Volley Axe. Questo filo un po' particolare che mi ha colpito, quindi ho deciso di acquistarlo per provarlo con voi direttamente qui e realizzare un pochettino, vedere un attimo com'è il filo, vedere un po' le caratteristiche sull'etichetta e capire cosa si può realizzare. Non ho neanche io in mente bene quale potrebbe essere un lavoro, no? Da realizzare con questo. Mi è venuto in mente che forse è adatto al pizzo. Andiamo a vedere un attimo l'etichetta. Allora, vediamo un po'. Vi dico, guardate qua il filo. Ma allora, sapete che mi piace provare sempre la lana nuova, testare diversi materiali. Questo filo è proprio particolare, non so neanche se riuscite a vederlo bene, nel senso che sembra un filo da sarta spesso con dei pelucchietti, come li possiamo chiamare, dei filetti che escono. Vi dirò, secondo me è l'ideale, oltre che per il pizzo, uscirebbe un pizzo un po' particolare, anche per i mandala. Anche perché finalmente sta arrivando la bella stagione e anche se dalla temperatura esterna non si direbbe, però mi sentivo carica e ho deciso di provare questo filo un po' primaverile, un po' estivo, no? Perché è molto leggero. E proprio per i mandala, secondo me questo qua è il colore 68. Andiamo a vedere, 75% mohair, 25% seta. Proprio particolare, guardate qua che questo esempio di specie di impermeabile, sembra un po' una lana, un cotone, non so se avete presente, perché forse non riuscendo a toccarlo, no, vedendolo a video non rendo, sembra un po' quel cotone che utilizziamo per le ferite, no, quando siamo, ci facciamo male quando eravamo piccoli. Allora, il gomitolo da 80 grammi per 800 metri, quindi ragazzi lunghissimissimissimo. Sicuramente è un bel affare perché non costa molto, vi dico la verità, giustamente bisogna guardare anche i costi, soprattutto se per chi lo fa per hobby, ma secondo me è possibile realizzare diversi lavori. Vediamo, disfiamolo un po', vediamo qui un po', togliamo l'etichetta, adesso dobbiamo un attimo analizzarlo perché... Allora, io adesso ho qui un uncinetto abbastanza spesso, come vedete, come manico, nel senso che, vedete, mi trovo benissimo con questi, ma l'uncinetto in sé è molto fine. Proviamo a realizzare un cappio, come al solito, e capiamo come potremmo iniziare con questo tipo di lana. Se avete visto gli altri miei tutorial, vedrete che io spesso e volentieri utilizzo lane fili grossi, no? Catenelle, doppi fili e quant'altro. Guardate qui, proviamo a realizzare il pizzo che vi dicevo. Vi mostro come realizzarlo, non so se uscirà, proviamo. Allora, qui stiamo facendo delle maglie a catenella, abbiamo dovuto prendere necessariamente... Io mi trovo benissimo con questi uncinetti col manico spesso, perché gli uncinetti fini, come una volta, quindi quelli proprio fini dalla testina fino alla punta, sono un pochettino scomodi, no? Poi ho le mani un po' grosse, quindi magari mi scivola. Però l'importante, ragazzi, l'uncinetto come lo volete, l'importante è che abbia la testina fine, perché con un filo così piccolo la vedo un po' dura altrimenti. Questa è la catenella, sono i punti a catenella, è un po' particolare, appunto dà proprio quell'idea di intimo, sembra quasi di pizzo, scusatemi, sembra quasi quell'intimo che prendiamo, no? Un po' particolare. Proviamo a fare qualche tipologia di punto, facciamo un punto a maglia alta, quindi creiamo ho fatto passare 3 catenelle, ho inserito l'uncinetto, si sono formati 3 cappi e come al solito rifacciamo qui 3 catenelle, prendiamo il filo piano perché qui sennò facciamo un disastro. Si formano questi 3 cappi, prima lo inseriamo il filo nei primi 2 e poi ve lo faccio vedere nell'altro così. Allora, vi dico, secondo me non si può giudicare con così poco lavoro, però secondo me non promette bene, voglio dire, non uscirebbe un brutto lavoro. Proviamo a fare magari una prima linea. Allora, sicuramente non possiamo realizzare una sciarpona di quelle pesanti e
però non so, appunto, mi sembra un po' il metodo per realizzare, ragazzi, sapete, magari alcuni di voi lo fanno, tende, tovagliette, sai cosa, sapete cosa sto pensando? Magari un centro tavola, no? Appunto un mandala. Guardiamo qua. Tra l'altro con dei punti semplicissimi, questi qua sono i punti base dell'uncinetto che si possono riciclare in tutto e per tutto. Continuiamo il nostro lavoro passando di 3 in 3. Adesso io sto facendo una cosa un po' casuale, ma se voi già siete esperte, io questo video lo sto facendo più che come tutorial, giusto per farvi vedere come funziona questo tipo di filo della Wally Hugs, visto che ne parlano tanto e io non ne ho provato uno una volta, ma era diverso da questo. Una volta avevamo provato anche la spugna, giusto ogni tanto sperimentare un po'. Così anche chi appunto è più esperto può vedere un po' come si può giocare, no? Con questa lana, cosa si può realizzare, che risultato si ottiene e nel caso realizzarlo realizzando dei lavori che a vostro piacimento. Sicuramente chi è esperto già ha i suoi trucchetti, i suoi disegni, i suoi schemini. Per l'uncinetto un pochettino più fine rispetto a quello che faccio io, no? Questi lavori un po'. Guardate qui, questa, a parte che ho utilizzato tantissimo filo e la resa è quella di un. Metto sotto la mano perché ho anche paura che non la vediate molto, visto che è color parete. Questa è la prima riga del nostro lavoro, molto molto fine, leggerissima, devo dirvi anche molto morbida al tatto. Facciamo 3 punti a catenella, giriamo il lavoro come al solito e proviamo a fare un'altra riga. Iniziamo già nella prima, punto a maglia alta, tiriamo. Lo schema poi io sto appunto realizzando sempre lo stesso, ma solo perché con questo tipo di filo temo che altri punti non uscirebbero proprio, magari il punto W, i punti proprio quelli a catenella, no? In cui realizziamo una serie di catenelle e li uniamo tra di loro, perché tanto comunque esce già forato in sé. La resa del filo è proprio appunto un filo finissimo, quindi già qualsiasi tipo di lavoro andate a realizzare già rimarranno parecchi fuori, come vedete da qui. Vedete, scappa un po', perché è talmente morbido che quasi scivola dalle dita. Inseriamo nei 3 cappi, facciamo ancora un altro. Sono proprio curiosa, nel senso che mi dà tra l'altro un'impressione strana perché è molto molto delicato e piccolo. Guardate le mie dita rispetto a tutto questo lavoro che stiamo realizzando. Forse non rendo perché la nella videocamera video risulta molto grande perché è in primo piano, ma vi assicuro che è un pezzettino finissimo, piccolissimo di stoffa. Guardate rispetto al mio uncinetto com'è. Non so se rende rispetto alle mie dita. È lungo praticamente come il mio mignolo ed è uno spessore finissimo, finissimo. Tra l'altro l'idea di questi pelettini, guardate, io intanto sono andata un po' avanti, l'idea di questi pelettini forse sono questi, che questi filettini che escono, questi che sembrano pelucchi, no, a noi, e lo rendono ancora più particolare perché danno l'idea appunto di pizzo. Io sono andata avanti un po' col lavoro, questo è quello che ho realizzato. Devo dirvi che il pattern mi ha sorpreso perché comunque è molto ordinato, nonostante il filo e tutti questi filettini che escono, è molto ordinato, molto 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 morbido. E soprattutto nonostante i tanti fori che rimangono, giustamente, dato che appunto il filo è fine, secondo me non passa aria o quant'altro perché. Lo faccio vedere su un foglio perché forse è più chiaro, perché credo che non si veda molto bene. Potrete fare anche delle presine sotto pentole e quant'altro. Vedete, non si vede neanche quasi il bianco sotto, perché questi filettini che escono fanno sì che i fori risultanti dal nostro lavoro vengano praticamente coperti. Quindi quasi non si vedono. Molto molto carino. Tra l'altro ne ho qua in abbondanza, quindi farò anche tanti altri test.
questo è un po' quello che siamo riusciti a realizzare. Vi dico, ci ho messo un po', nel senso che è molto difficile realizzare, lavorare questo tipo, queste tipologie di lana, di filo sottilissime. Poi il mohair è anche quello di sua natura molto, molto morbido. Però vi dirò, anche qualche sciarpettina, se avete la pazienza di rimanere qui a realizzare il lavoro, che sicuramente sarebbe, risulterebbe un pochettino più lungo, no? Del solito, secondo me sarebbe apprezzabile. Guardate qui, anche inserire le dita faccio fatica, perché appunto fanno attrito tutti questi filettini che vanno a incastrarsi, no? Tra loro. Sono curiosa di sentire i vostri commenti, quindi vi aspetto qui sotto il video. Lasciatemi le vostre impressioni, le vostre idee, cosa ne pensate, fatemelo sapere. Lasciate mi piace al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdervi gli ultimi video. Ciao, alla prossima!